Amici sportivi di Videonola, benvenuti allo spettacolo del Trofeo Jack dal Centro Sportivo Maracanà. Stasera il clima è caldissimo, la tensione si sente, si percepisce a pelle perché è la partita più importante di questa stagione per valore emotivo. Stiamo parlando del classico Inter contro Valencia, scontro fra capitani, fra gemelli. Capitani Adinolfi sono pronti a dare vita all'ottavo atto di questo scontro che segna la nascita e segna la crescita, l'evoluzione del Trofeo Jack, giunto ormai alla sua quarta edizione. Sette precedenti fra le due formazioni che scenderanno oggi in campo. Per il momento è avanti l'Inter con 4 scontri vinti a fronte dei 3 vinti dal Valencia, quindi ci sarà sicuramente molta rivalsa stasera da parte degli arancioni in vista di questo match, in vista di questo incontro. Oltre i 3 punti, la vittoria, la posta in palio oggi ha un peso specifico assoluto, e mentre vengono consumati i riti prepartita a ridosso del cerchio di centrocampo, andiamo ad enucleare le due formazioni, partendo dai padroni di casa dell'Inter che schierano con il numero 1 Antonio D'Ambra, numero 9 per Marco Adinolfi, il capitano, numero 10 per Guido Sepe, Carmine Caccavale con il numero 11, Nunzio Ambrosino 2, Lazzaro De Sena 7, Vincenzo Combusti numero 5. In panchina siederanno mister Alberto Sepe e il presidente Domenico Scafuro, detto Bruco. Per il Valencia, fra i pali, Pietro Squillante con il numero 1, Matteo Adinolfi il capitano, numero 4, Domenico Ciccone numero 9, Ferdinando Nappi numero 7, Aniello Peluso numero 10, Vincenzo Addeo 2, Raffaele Renone 3, Angelo Santaniello 5, alle direttive di mister Davide Cioffi. E fischio d'inizio, è partito questo incontro. Marco Adinolfi subito placca un avversario. L'Inter ha sprecato il primo possesso, ma ha subito guadagnato una rimessa laterale. A tenervi compagnia al commento stasera Gian Domenico Piccolo per le telecamere di Videonola, mentre ascoltiamo le voci degli speaker Giampaolo Cassese e Vincenzo De Feo, speaker d'eccezione qui al Centro Sportivo Maracanà. E si affaccia in avanti l'Inter, la squadra con più incontri vinti, quindi diciamo più blasone all'interno di questo classico. Subito si porta avanti per provare a guadagnare un gol, la prima marcatura. Intanto arrivano dei tentativi abbastanza ripetuti. L'Inter riparte da Ambrosino, dal numero 2, autentica roccia difensiva che in questo caso dimostra una tendenza poco nobile di piede. Spara alto, non riesce a suggerire per il compagno di squadra. Intanto arriva il destro di Addeo che prova a scaldare il suo piede preferito, ma il tiro per il momento termina alto oltre lo specchio di porta difeso da Antonio D'Ambra. Ancora il Valencia, ancora Addeo, scambia bene, Addeo prova il destro, viene affrontato ottimamente da Ambrosino, becca anche un calcio, ma arriva il corner per gli spagnoli, anzi no, rimessa dal fondo. Addeo professa la sua colpevolezza, si riparte dall'Inter qui, azione abbastanza complicata, disimpegno difensivo assolutamente errato, per poco non ci guadagna Nappi, di testa poco preciso, torna a manovrare l'Inter, arriva il tiro del Valencia, questa volta con Santaniello. Gli spagnoli stanno portandosi avanti pericolosamente. Intanto lo scontro fra gli Adinolfi, Marco ha provato subito ad impensierire il capitano avversario, ma il portiere fa buona guardia. Riparte il Valencia con Adinolfi che ce l'ha sul destro, studia il piazzamento dei suoi compagni. Nappi qui controlla abbastanza difficoltoso, si fa sentire la pressione di Ambrosino, tignoso difensore, torna a manovrare l'Inter. Caccavale per D'Ambra, lungo per Adinolfi, spalla alla porta, ancora Adinolfi, prova la girata, rimessa laterale, punto di battuta il numero 5 con Busti. Arriva una rimessa laterale sempre per l'Inter, che sale di giri, prova ad aumentare la pressione la squadra nerazzurra. Suggerimento per Adinolfi, prima intenzione, arriva il disimpegno di Addeo, fa buona guardia in fase difensiva il Valencia. Adinolfi allunga di testa, prova la gran rovesciata a Caccavale, ma
si spegne in rimessa laterale questa sortita offensiva, mentre arriva un'azione pericolosa dell'Inter. Fa buona guardia il portiere nerazzurro, torna a manovrare Valencia con Addeo, mentre ci ha raggiunto in cabina di commento Giorgio Lisio, spalla tecnica. Benvenuto a questo classico. Benvenuto Giando, benvenuti a tutti gli appassionati del Trofeo Jack. Questo classico tanto atteso finalmente è giunto. Una partita dai notevoli tassi agonistici, con le formazioni che subito si sono date battaglia in questi primi minuti. Vorrei scusare gli amici telespettatori del mio ritardo, ma vi ho lasciato in compagnia della voce candida del mio collega Isidoro e del mio collega Gian Domenico, chiedo scusa. Ritardo pienamente giustificato, è iniziato solo da pochi istanti questo incontro importantissimo, nonché di spessore psicologico inusitato per gli standard del Trofeo Jack. Intanto arriva un duro contrasto a centrocampo fra Addeo e Caccavale. C'è tanto agonismo, ma c'è anche tanta sportività fra le due formazioni scese in campo oggi. Che derby potrebbe essere secondo te, Giorgio? Ma guarda Giando, un derby sicuramente caratterizzato dalla fame, in quanto le due squadre sono un po' al di sotto nei bassi ranghi, diciamo, della classifica, squadre che hanno voglia di puntare a un obiettivo importante. L'Europa sicuramente è un obiettivo importante alla portata delle entrambe le squadre. Vediamo un po' cosa il campo ci dirà. C'è da dire che l'Inter negli scontri diretti nei 7 precedenti è avanti per 4-3, quindi il Valencia avrà tutti gli interessi nel pareggiare la serie. Assolutamente sì, poi vorrei vedere anche dal punto di vista, degli ospiti della panchina. Intravediamo il presidente Scafuro dell'Inter, la Tigre Alfieri anche, quindi VIP, special guest sulla panchina nerazzurra. Vediamo un po', mi pare che in questi primi minuti il Valencia pare sia intenzionato a gestire meglio la partita, a volerla giocare questa partita, a volerla vincere. VIP e anche volti femminili sulla panchina. C'è anche la testimonial del Trofeo Jack, Paola Nuzzo, che ha anche effettuato il sorteggio nello speciale calciomercato di Video Nola. Quindi abbiamo volti noti del Trofeo Jack, abbiamo un grandissimo spettacolo in campo che purtroppo ancora deve decollare. Ci sono state un paio di azioni pericolosi nei primissimi minuti, ma adesso una fase di gioco abbastanza contratta a ridosso del cerchio di centrocampo, la punizione dell'Inter, l'azione ripetuta e arriva il tiro che termina alto. I nerazzurri hanno sorpreso, in questo caso capitana Dinolfi del Valencia, e per poco non centravano il colpo grosso. Risultato ancora cristallizzato sullo 0-0 con Addeo che prova a suggerire in profondità per Nappi, fa buona guardia Ambrosino, ancora Adinolfi, il tiro termina in rimessa laterale. Nappi prova a suggerire centralmente, la difesa spazza, Adinolfi alimenta l'azione, ma la palla esce. Rimessa laterale per i nerazzurri. Nappi subito fa pressione, becca Ambrosino, ma torna a manovrare l'Inter con Adinolfi, spalla alla porta, suggerimento per Caccavale, il tiro di gran carriera, ma Addeo fa buona guardia e la palla termina in rimessa laterale. In questo caso Addeo anticipava netto l'avversario, ma l'arbitro non ha ravvisato irregolarità. Si riparte da una rimessa laterale per gli arancioni, qui rischia un po' Santaniello, che stava per complicarsi la vita in questa occasione. Ma riparte il Valencia dai piedi del leader Adinolfi, che continua a scontrarsi con il capitano avversario. Una lotta fra giganti del Trofeo Jack. Nappi fa buona guardia Ambrosino e ferma l'azione del diretto avversario. Ancora scontro uno contro uno. Adinolfi del Valencia strappa la palla al capitano avversario, continua a manovrare il Valencia con Nappi, che ne ha due addosso, perde la sfera, Dambra perfeziona il disimpegno, trova Adinolfi che ripulisce questa sfera nonostante la dura opposizione di Matteo. Adinolfi, arriva un fallo, confronti del genere con altissimo tasso agonistico contano anche il limite dei 5 falli.
Ah beh sì Giando, questo è più che ovvio, ma nel classico, in tutti i classici, ma soprattutto in questo, i falli sono, diciamo, messi in un secondo piano. I giocatori protagonisti pensano come unico obiettivo, hanno in testa quello di gonfiare la rete, passare in vantaggio e portarla a casa. Da entrambe le parti, da entrambe le squadre rappresentate dai due gemelli ad Inolfi, uno lo conosciamo bene ed è quello della sporcata, ovvero parliamo della Inolfi in maglia arancione, mentre l'altro gemello non si presta alle cronache, diciamo, le cronache nere sportive, autore sempre di buone partite oneste e senza sporcate. Vediamo un po' se anche il campo darà il suo giudizio su quest'altro lato dei calciatori dei fratelli Adinolfi, dei gemelli. E chissà che il Valencia non proverà a riperpetrare quel gesto nettamente antisportivo che ha concretizzato un gol contro la Roma, sfida poi vinta dal Valencia contro i capitolini. Torniamo in cronaca con Adinolfi che sbuccia la palla, in questa occasione calcio d'angolo battuto da Addeo, non si è concretizzato in segnatura, punteggio fermo sullo 0-0 con Ambrosino chiamato ad impostare, palla al piede, ce l'ha sul destro, prova a suggerire in profondità per Caccavale, fa buona guardia Addeo, alimenta l'azione a favore di Santaniello, il numero 5 della formazione spagnola, si lascia ostacolare dal diretto avversario, se ne produce una rimessa laterale per gli spagnoli con Matteo Adinolfi che tenta il tiro tutt'altro che irresistibile, a quanto velletario in questo caso il capitano spagnolo. Torna a manovrare l'Inter con Caccavale, marcato da Nappi, suggerisce di grande stile per Ambrosino. Ambrosino contro Addeo, scontro fra numeri 2. Ancora l'Inter, Adinolfi esce bene, tignoso il centrale di difesa, Nappi parte in velocità e viene steso da Caccavale, arriva il fischio arbitrale, punizione per gli spagnoli con Adinolfi che si sistema la sfera, non è posizione da sporcata ma poco ci manca. Giando, negli occhi tutti noi avevamo quel gesto, Giando. Si è abbrancato alla sfera con il piglio da sporcata ma sarà un calcio piazzato, due uomini in opposizione, Ambrosino e Adinolfi nello specifico, maglie nerazzurre, Nappi davanti a Dambra, il tiro di Adinolfi, il destro prova a piazzarla di giustezza sul secondo palo, termina irrimediabilmente alta. L'arbitro ha ravvisato un tocco della barriera. Calcio d'angolo per il Valencia, scusate, non si concretizza l'azione per gli iberici. Imposta Dambra con un suggerimento lungo per Adinolfi, scontro fra i due capitani ancora, stavolta Matteo vince. Addeo chiamato ad impostare per Adinolfi, pallone difficile, preferisce spazzare. Nappi di gran carriera, il tiro, grandissima risposta di Dambra che ostacola di piede il tiro del numero 7, in questo caso fa buona guardia Ambrosino, rimessa laterale per il Valencia che aumenta di giri, qua la conclusione è abbastanza approssimativa, prova a ripartire l'Inter, ancora Inter, palla al piede mentre si fa sentire a gran voce mister Sepe, una carica di Adinolfi ai danni di Santaniello, e arriva un break a questa fase nettamente spettacolare dell'incontro. Che salvataggio di Dambra. Sì, ma anche che azione del Valencia, una ripartenza veloce, il lancio di Adinolfi verso il compagno di squadra Nappi che è stato bravissimo ad agganciare questo pallone col petto, a stopparlo, a tenere il pallone molto in traiettoria per poterlo calciare, ma altrettanto strepitosa è stata la risposta di Dambra, del portiere, dell'estremo difensore dell'Inter, attento, reattivo. Occasione sventata, ma attenzione qui Adinolfi vicino al colpo grosso, pallone di poco largo. Brivido per i colori nerazzurri e per gli aficionados dell'Inter. Un brivido che è stato anche sottolineato dagli speaker del centro sportivo Maracanà, la inedita coppia Cassese De Feo all'interno del gabbiotto. Ancora fermo il punteggio sullo 0-0, ha sfiorato il colpo grosso il Valencia in un paio di occasioni, ma prima Dambra, poi l'imprecisione dell'attacco spagnolo, hanno detto
No, punteggio ancora fermo sullo 0-0, mentre scontro fra numeri 5 ridosso del cerchio di centrocampo, palla in nerazzurri, l'Inter ancora, Adinolfi, il tiro di poco, ha provato a piazzarla sul secondo palo, cogliendo impreparato squillante nell'occasione, ma anche in questo caso la palla è terminata fuori. Che pressing quello dell'Inter con Caccavale che prova a tirare, e squillante qui si stende bene a terra e copre il secondo palo, calcio d'angolo per i nerazzurri. Il match sta carburando, qui il suggerimento per Ambrosino, è uno schema, suggerimento centrale, non parte l'azione, Adinolfi prova il contropiede ma arriva la rimessa laterale per gli spagnoli, dall'out di destra del fronte d'attacco del Valencia, addio per Adinolfi, ancora addio. Arrivano i sostenitori del Valencia, qui azione abbastanza confusa e se ne produce una rimessa laterale per l'Inter. Addeo ha provato il tiro di prima intenzione, ha beccato Nappi, compagno di squadra. Quindi palla a pannaggio dei nerazzurri che manovrano attraverso Marco Adinolfi, non si capiscono due calciatori. Qui un paio di scontri a centrocampo, nessuno si tira indietro la gamba, Addeo spazza palla ad Ambrosino che spazza a sua volta e... Giorgio, nessuno tira indietro la gamba, notiamo degli scontri veramente importanti. C'è agonismo, c'è carattere da parte dei protagonisti in campo che vogliono vincere la partita, quindi sacrificano loro stessi col fine, appunto con lo scopo di portare a casa la partita. Intanto qui stava per combinare la frittata la difesa del Valencia che ha lasciato guadagnare una rimessa laterale all'Inter. Non c'è stata continuità nell'azione offensiva dei nerazzurri, qui il break offensivo degli spagnoli che provano a riproporsi offensivamente nonostante il punteggio sia ancora cristallizzato sullo 0-0, pareggio con gli occhiali che sussiste tuttora sul campo di gioco del centro sportivo Maracanà. Adinolfi, palla al piede, prontamente affrontato dalla difesa nerazzurra, rimessa laterale ancora per il Valencia. Intanto notiamo lo striscione, salutati i campioni d'Europa, orgogliosi gli spagnoli della vittoria nella precedente stagione della loro continentale, giunto nella finale di maggio. Arriva il fischio arbitrale, chiamata prontamente contestata dagli spagnoli, ci sembra che l'arbitro abbia ravvisato un retropassaggio, quindi punizione in seconda a ridosso del limite dell'area, perché il regolamento del Jack parla chiaro, non si può effettuare retropassaggio al portiere e bisogna rispettarlo questo regolamento. Assolutamente sì, Giando, il regolamento del trofeo Jack è uno dei più severi che io conosca e gli arbitri fanno tutto il possibile per farlo rispettare. A noi piace il calcio corretto, Giando. Ed è un regolamento che non ammette ignoranza in materia, quindi bisogna studiarlo bene, bisogna conoscere e sfruttare tutti i cavilli del regolamento. In questo caso barriera fortissima con quella piazzata da squillante, tocco in seconda, Caccavale, il tiro non va. La deviazione darà calcio d'angolo. In realtà arriva il fallo di fondo nonostante la chiamata degli speaker De Feo Cassese che predicavano il calcio d'angolo. Matteo Adinolfi, palla al piede, prova a suggerire lungo, Ambrosino di testa, qui poteva gestire meglio il possesso, Nappi, ancora Nappi, prova a seminare un paio di avversari, perde la sfera, arrivano un paio di calci, un po' di scontri, wrestling insomma. Arriva un altro calcio. Inauguriamo la serie di tiri liberi. Già nel primo tempo, Giando, come previsto, i tiri liberi diventano protagonisti. A calciarlo in favore dell'Inter sarà il numero 5, Vincenzo Lombardi. Che lo trasforma 1-0 per i nerazzurri che vogliono vincerne un'altra, vogliono allungare la serie positiva. Lombardi porta in vantaggio l'Inter, Inter 1, Roma 0, un buon calcio piazzato in questo caso. Giando, mi duole correggerti, si tratta del Valencia. Inter-Valencia? Cosa ho detto? Roma. Lapsus mentale può capitare quando indossi una maglietta in questo trofeo Jack. Mi chiedo scusa a tutti gli spettatori di Video Nola. Inter 1, Valencia 0. Partita che finalmente si è sbloccata, direi forse anche un po' ingiustamente, in quanto il Valencia mi pare abbia fatto maggior parte del gioco visto finora.
Inter che ne ha approfittato d'astuzia, ha sfruttato il gioco aggressivo dei valenziani ed eccoci qui al vantaggio nerazzurro. Formazione nerazzurra un po' sorniona, però ha concretizzato, ha sbloccato l'incontro. Lombardi, ancora Lombardi, palla al piede, intanto è subentrato sul terreno di gioco Santaniello, posto di Rainone ci sembra. C'è un errore forse indistinta, comunque Lombardi prova ancora ad impensierire il portiere squillante, poi chiama il cambio, ha bisogno di qualche minuto per rifiatare, mentre notiamo che in panchina sussiste tuttora Lazzaro De Sena. Calcio d'angolo, alzato sul secondo palo, arriva Marco Adinolfi, non riesce a girare a rete, sfera che termina alta, squillante per Addeo, che prova a mettere ordine nella manovra valenziana, tenta il tiro a sua volta, la palla sibila la traversa, ma si infrange contro la rete di proiezione, di protezione del campo. Riparte l'Inter con Adinolfi, il break di Santaniello. Arriva una rimessa laterale per gli spagnoli con Adinolfi che torna a manovrare, suggerisce per Santaniello, provano i movimenti Nappi e Addeo. Adinolfi tenta il tiro, subito impattato da Sepe, subentrato da poco sul terreno di gioco. Qui ancora Adinolfi prova a mettere la palla piazzata di giustezza, ma la sfera termina alta. Mentre ancora un po' freddo Sepe, perfeziona il riscaldamento, riceve adesso palla affrontato da Addeo, subito fa sentire la propria pressione. Arriva una rimessa laterale per i nerazzurri con Ambrosino, scodella per Adinolfi, Sepe di primissima intenzione, la palla si spegne sul secondo palo ben oltre il limite di porta marcato dai legni. Tanto qui scontro durissimo fra Ambrosino e Nappi. Spalla alla porta, il numero 7 valenziano guadagna fallo. Arriva il cambio, si accomoda in panchina proprio Nappi e subentra Ciccone, Domenico Ciccone, numero 9. Anzi, ci scusiamo, è Peluso il numero 10 che è subentrato a Nappi. Santaniello l'ha battuta, subito rimpallato da Caccavale. Clima che si è un po' raffreddato. Adinolfi, Santaniello, Peluso per Addeo. Pensa al tiro, se la porta sul sinistro, torna a manovrare da Adinolfi di primissima intenzione. Santaniello ribattuto da Caccavale, prova a ripartire in contropiede l'Inter con Sepe che taglia il campo per Caccavale. Adinolfi, ancora Sepe, il tiro squillante c'è. Peluso, spalla alla porta, affrontato da Ambrosino, ancora Peluso, Peluso. Addeo. Qui una soluzione per il nulla, suggerimento nettamente errato, prova l'anticipo Addeo, calcione ai danni di Sepe e arriva il secondo tiro libero di giornata, secondo tiro libero a favore dell'Inter. Lombardi è al momento in panchina, chi lo batterà? Guarda Giando, vedo col pallone tra le mani il numero 11 Carmine Caccavale, quindi anzi no, pallone ceduto al capitano Marco Adinolfi, sarà lui col suo destro a cercare la gloria personale e il raddoppio per l'Inter, vediamo un po'. Sembrava sicuro di andare a battere Caccavale, in realtà ha suggerito per Adinolfi, il destro di Adinolfi contro squillante, la parata del numero 1 valenziano, l'intervento di scivolata di Adinolfi, arriva il fischio arbitrale a favore del portiere valenziano, errore clamoroso di Marco Adinolfi questo, e Matteo prova a mettere ordine all'azione suggerendo per Peluso che manda fuori giri Ambrosino. Arriva il calcio di punizione per il Valencia che a breve dovrebbe inaugurare a sua volta la serie dal dischetto. Due falli ancora che i nerazzurri possono spendere prima che il Valencia vada a calciare dalla lunetta, dal dischetto. Intanto il direttore di gara va a redarguire Addeo e Sepe. Colpi proibiti fra i due calciatori, con Sepe che abbraccia il diretto avversario. Peluso, il tiro di primissima intenzione, ancora Peluso, ancora il muro a ribattere la sua conclusione. Peluso anche dal corner sul secondo palo e per Addeo il tiro rimpallato da Sepe. Squillante, controllo complicato.
stava per scipolare l'estremo difensore del Valencia, Peluso, per Adinolfi, affrontato da Sepe, ancora Peluso. Peluso palla al piede, suggerisce per Santaniello, che accompagna la sfera fuori, disattenzione quella del numero 3 valenziano. Possesso per l'Inter, ancora un suggerimento lungo, fanno a sportellate i gemelli Adinolfi. Palla a pannaggio di Squillante, qui anticipo di gran carriera di Caccavale, che prova a piazzarla di giustezza, la sfera termina oltre la porta. Santaniello, Adinolfi la spedisce in rimessa laterale, ancora Santaniello per Peluso. Peluso ha un po' di spazio per girarsi, prova il tiro, Caccavale, Addeo suggerisce ottimamente per Santaniello che non riesce a concretizzare. Qui Addeo si è reso protagonista di un gran passaggio, ma Santaniello un po' sorpreso, è stato molto impreciso. Però si vede che il Valencia sta incominciando a ingranare la marcia giusta, il gioco c'è, anche l'Inter risponde con buone giocate, quindi partita che sta entrando nel vivo, la posta in gioco, ripetiamo, è alta, l'onore ma anche i tre punti fondamentali a queste due squadre. L'azione è buona, è stato un po' sfortunato nell'occasione Santaniello, che quasi non si aspettava questo passaggio illuminante di Vincenzo Addeo, però... sono soddisfatto di questo Valencia che pare stia ritornando in partita. Santaniello contro Ambrosino, se ne produce uno scontro ai limiti del regolamento, vietata ai minori questa partita, come anche questa entrata. Ai danni di Ambrosino, non ravvisa falli il direttore di gara, Peluso spalla alla porta, prova a lasciare sul posto Sepe, guadagna un fallo preziosissimo d'esperienza il numero 10 qui. E la sporcata, per poco non si concretizza. Riavvolgiamo il nastro, Peluso ha battuto di primissima intenzione questa punizione nonostante un avversario fosse a 10 cm di distanza, nonostante ci fosse un uomo a terra, un compagno di squadra. Adinolfi per poco non concretizzava la sporcata, tirato alto. L'autore della sporcata ha fallito questa occasione, forse è più bravo nel calciarle queste sporcate che rispetto al finalizzare quest'ultima. Valencia, ribadisco che è in partita. Sì, Valencia Maidomo sta provando in tutti i modi a riagguantare il pareggio. Qui d'esperienza il capitano avversario temporeggia. Anche 5 secondi sono preziosissimi nel calcetto, nel trofeo Jack. Qui Peluso prova a lasciare sul posto il diretto avversario, Carmine Caccavale sugli scudi, Adinolfi, Sepe intimorito dall'avversario spedisce in rimessa laterale. Assistiamo all'ingresso in campo anche di, ci sembra, Ciccone. Pregiatissima la panchina arancione. Peluso, Ciccone in avanti, Addeo, tiro di primissima intenzione, prova a far cadere il Maracanà con questa conclusione. I tifosi apprezzano e applaudono, ma arriva un fischio arbitrale. Intanto c'è il fallo, c'è la rabbia di capitan Matteo Adinolfi e c'è il terzo tiro libero di questa prima frazione di gara per il collettivo nerazzurro. Dal dischetto Caccavale, terzo tiro libero, terzo battitore, il tiro di destro, centrale, Squillante non ha problemi nel parare, ancora Caccavale, terrificante la sua conclusione di destro, un po' impreciso nel disimpegno il collettivo arancione. Peluso, ancora Peluso, prova ad involarsi, affrontato da Caccavale, palla che ha appannaggio di D'Ambra, per Ambrosino, affrontato da Peluso, ed arriva su questa rimessa laterale il duplice fischio arbitrale. Punteggio provvisorio di 1-0 a favore dell'Inter. Giorgio, quali sono state le tue impressioni su questa prima frazione di gara? Giando, è stata una partita molto ricca dal punto di vista agonistico, sia dal punto di vista, diciamo, carismatico, da di fronte ai due gemelli che sono in eterna bagarre tra di loro. In questa partita ne uscirà uno solo, per ora la sta portando a casa Marco, capitano dell'Inter. Grandi occasioni per l'Inter come i tiri liberi, mentre per il Valencia forse
Dispiace la decisione, un paio di decisioni forse dell'arbitro troppo generose in favore delle tinte nerazzurre, però vediamo questo secondo tempo il Valencia cosa ha da offrire, dato che negli ultimi minuti ha mostrato buone cose. Gara decisa da Lombardi al momento, in attesa della ripresa, linea alla regia.